Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa, il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Siete pronti? Partiamo! Ed eccoci alla partenza del Giro d'Italia che dopo Pescara 2001 sarà per la seconda volta in Abruzzo, proprio qui a Fossa Cesia Marina, che è uno dei tratti più belli della ciclovia adriatica che collega il Friuli Venezia Giulia alla Puglia. E proprio l'Abruzzo sta diventando una delle regioni più bike friendly d'Italia perché in sella alla propria bici permette di passare dalla montagna al mare attraverso borghi, castelli, abbazie e spiagge di cui la regione è molto ricca. E come da tradizione, la prima tappa del Giro d'Italia partirà con un cronometro individuale che vedrà il suo arrivo nella città di Ortona sotto il Castello Aragonese. Andiamo! E dopo una breve salita tra i vigneti e gli oliveti arriviamo davanti all'abbazia di San Giovanni in Venere, che è un'abbazia benedettina affacciata sulla costa dei Trabocchi. Il trabocco per secoli è stato il principale mezzo di sostentamento per molte generazioni di pescatori. Se ne trova traccia in documenti scritti fin dal lontano 1200. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, piacere. Piacere. Ma come nascono i trabocchi? Nascono, diciamo, nell'antichità di queste persone che si sono spinti in mare aperto e potevano pescare quando il mare era agitato. Oggi vengono utilizzati per la pesca? Sì, anche questo mio è, diciamo, funzionante. Sì, mm-hmm. ancora è funzionante, sì. Questi cosa sono? Come si usano? Questi pali che vedi sono delle lunghe, diciamo, si chiamano antenne, mm-hmm. che servono per reggere la rete. Praticamente la rete viene messa come un lenzuolo, viene sceso nel fondale, mm-hmm. viene ritirato e abbastanza anche veloce, escono fuori dall'acqua in modo che il pesce rimane intrappolato e poi pian piano risale tutta la rete. Buongiorno, signor Nicola. Buon Salve. Pomeriggio e ben arrivata. Dea. Dunque, lei sa sicuramente che a Ortona abbiamo le reliquie di San Tommaso Apostolo. Per questo motivo nasce un'associazione, il Cammino di San Tommaso, uh-huh. e quindi una tratta che va da Roma verso Ortona, okay. e che le persone fanno per venire a trovare le reliquie di San Tommaso Apostolo. Siamo nel mondo dell'enoturismo, del vino, sì. dell'accoglienza, perché al di là del fatto del pellegrino che arriva, è un momento di vanto e della fontana del vino che raccoglie sempre quel pensiero. Ma veramente esiste la fontana del vino da dove sgorga il vino gratis sempre? Sì, esiste. È una vecchia botte da 10.000 litri in legno aperta e il senso è appunto quello di entrare dentro e di immergersi nel vino. Nel vino. Non ci resta che brindare a noi, all'accoglienza degli abruzzesi e alla sua fontana. Cin cin, viva la vita! Grazie!
motivo delle reliquie qui a Ortona è in seguito a una spedizione di guerra a cui hanno partecipato delle navi ortonesi in appoggio alla Lega Veneta per l'ascesa al trono del principe Manfredi. La Lega vince la guerra e agli ortonesi tocca il saccheggio dell'isola di Chios. Uh-huh. E in questa isola trovano, anche abbastanza prodigiosamente, le spoglie mortali dell'apostolo Tommaso e le portano qui. Uh-huh. E siamo tra l'agosto e il settembre del 1258. E poi è diventato naturalmente il patrono di Ortona, il patrono dei marittimi, dei naviganti di Ortona, e quindi Ortona è fiera di avere qui appunto le spoglie mortali dell'apostolo Tommaso. Ed è stato dedicato anche un cammino a San Tommaso. Sì, e su questo tracciato di questo cammino da Roma a Ortona, sì, e da Ortona a Roma, adesso c'è l'associazione del cammino di San Tommaso ha segnato, ricostruito tutto il percorso. Si è conclusa oggi la prima giornata del Giro d'Italia, abbiamo pedalato qui sul mare, sulla costa dei Trabocchi, e ci rivediamo ancora una volta domani, sempre qui sul mare. Seguitemi!